l'occasione è questa, che la multinazionale di tutti i Corriere prendono più latinoamericani perché sanno che loro possono sfruttarci a noi, perché sanno che loro possono togliere soldi, come già io ho vissuto in carne propria 5-6 anni di sfruttamento, perché se lo fanno con magari con uno che è di qua italiano, magari è diverso la cosa, perché magari loro chiedono di più, invece noi, loro pensano che noi siamo della bestia, pensa che siamo degli asini, che non abbiamo dei diritti, che non conosciamo niente, invece noi conosciamo e vogliamo questo, perché anche noi paghiamo il nostro reddito, il nostro, tutto il contributo che ci danno, le tasse e tutto quello, per quello che noi chiediamo che venga rispettato questo contratto e venga pagato tutti i Corriere questo stipendio che loro vanno sempre fuori a guadagnarselo. Senti, quanto prendi tu mediamente in busta? Con il terzo super che noi ce l'abbiamo adesso, che siamo la nostra cooperativa, ancora mancano gli altri colleghi della UPS, io prendo una media di 1.500 euro. E chiedi, di poter... Quante ore lavori innanzitutto? Cioè, con il suo rispetto l'orario, questo praticamente non si vede, perché dicono loro sul contratto 8 ore di lavoro, invece in realtà, noi... quante sono? Invece noi lavoriamo 12 ore, da quando veniamo a caricare finché entriamo tutti i ritiri in sede. A casa usciamo alle 7-8 della sera e questo è l'orario che noi abbiamo. Non abbiamo una scheda per timbrare, non abbiamo niente. A casa delle e noi dobbiamo tornare a casa delle famiglie e avere i nostri figli, ma loro non vogliono perché dicono che, noi, che questo è il lavoro e questo deve farlo. Però non è così. E non ci pagano neanche l'straordinario. Senti, il tuo datore di lavoro probabilmente questo servizio prima o poi lo vedrà. Cosa vuoi dirgli? Io penso che sì, noi, il nostro datore di lavoro, lui sa che noi facciamo questa lotta per difendere il nostro diritto. Anche lottare contro la multinazionale, perché loro sanno che deve essere rispettato questo. Io penso che non faranno recato, non faranno niente, perché è una cosa legale di questo sciopero a livello regionale che stiamo facendo. Grazie ragazzi. Lasciare con loro per me va bene. No, ma invece tu sei della CGIL, eh? No, io sono un dipendente diretto di UPS. Ah, allora raccontami la tua esperienza. Innanzitutto dimmi perché. No, è troppo lunga. Facciamo così, spiegami perché i ragazzi sono in piazza. No, siamo tutti in piazza perché noi dobbiamo unire diretti e indiretti, perché questo è l'aspetto fondamentale. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i lavoratori che lavorano sotto un tetto di una multinazionale siano di quella multinazionale. E questo è il problema di tutti i lavoratori. Cioè loro sfruttano il fatto che vanno in subappalto. Che siamo in subappalto. Infatti noi, per conquistare quei diritti che sono stati qui raccontati, abbiamo fatto anche uno sciopero molto importante ad aprile, e questo sciopero ha avuto delle ripercussioni perché UPS per la prima volta si è ritrovato a terra con tanti pacchi, e questo sciopero ha prodotto anche delle ripercussioni dirette sui lavoratori, e cioè contestazioni disciplinari, perché in questo momento nelle aziende, anche nelle multinazionali, si contesta soltanto il diritto di fare lo sciopero.